apparve un certo fenomeno prodigioso e incredibile. Suppongo che il racconto sembrerebbe una favola. Gli eventi che seguirono non furono forse di natura così considerevole da meritare tali segnali, poiché prima che tramontasse il sole si vedevano carri e schiere di soldati nelle loro armature correre tra le nuvole. Inoltre, in quella festa che chiamiamo Pentecoste, poiché i sacerdoti entravano di notte nel tempio interno. Hanno detto che, in primo luogo, hanno sentito un tremito e hanno sentito un gran rumore. Così Tito Flavio Giuseppe descrisse l'esercito tra le nuvole poco prima dell'inizio della prima guerra giudaico-romana. Un uomo nato in una stirpe sacerdotale che in seguito divenne una sorta di profeta dell'imperatore romano Vespasiano. Il racconto di Giuseppe Flavio sui carri delle nuvole sembra stranamente simile a quello che è descritto nel libro dell'Apocalisse. La descrizione di Gesù è della sua seconda venuta, il suo giorno del giudizio. Verrà sulla terra attraverso un esercito di angeli. Il verificarsi di questo evento tra le nuvole fu registrato da Giuseppe Flavio nel 66 d.C., alla vigilia della già citata guerra giudaica, una guerra fondata su secoli di differenze etniche e poi sull'avidità finanziaria, prima di degenerare infine nell'intolleranza religiosa che portò alla distruzione e al saccheggio del Tempio di Gerusalemme da parte dell'esercito romano. Questo evento fu poi dettato dallo storico romano Tacito nelle sue storie, scritto nel 115 d.C., quindi sentendo parlare dell'evento di seconda mano, ed Eusebio nel 325 d.C., quando registrò la sua storia ecclesiastica, di nuovo un resoconto di seconda mano. Tuttavia, il fatto che questa manifestazione, allineata con il popolo ebraico e non romano, sia sopravvissuta nei testi storici e religiosi, indica che potrebbe aver svolto un ruolo significativo nella guerra giudaica. Eusebio scrive che quando i romani vennero a saccheggiare Gerusalemme, la città degli ebrei e l'intera terra di Giudea erano completamente prive di uomini santi. Ciò è stato interpretato da alcuni studiosi come se gli ebrei si rendessero conto che Dio li aveva giudicati duramente e li aveva puniti inviando gli eserciti romani. Gli ebrei si chiedono da sempre perché il loro Dio avesse permesso che il Tempio di Gerusalemme venisse distrutto. Al giorno d'oggi, la questione principale si è spostata su ciò che Giuseppe Flavio e i testimoni presenti videro effettivamente tra le nuvole. Questi carri nel cielo, registrati da vari storici antichi, raccolti da vari testimoni oculari in tutta la Giudea, potrebbero essere stati qualcosa di completamente diverso. Piuttosto che un segno di Dio, i ricercatori hanno recentemente iniziato a chiedersi se questi carri fossero uno dei tanti avvistamenti di UFO nel mondo antico. Resoconti simili a questo evento sono stati registrati durante la guerra romana contro il re Mitridate nel 74 a.C. e durante la seconda guerra punica a Roma, intorno al III secolo a.C. Entrambi prima della guerra giudaica. È interessante notare che l'ex scienziato della NASA, il dottor Richard Stotters, ha sottolineato che i romani e gli ebrei sarebbero stati abituati a vedere e interpretare le formazioni nuvolose in movimento nei cieli, e che questo insolito particolare incidente e la sua perpetuazione nei documenti storici favorì la stranezza del suo avvenimento. Stotters ha quindi teorizzato che questi carri non erano profezie divine o interpretabili in modo religioso, ma in realtà una prima visione degli UFO. La prima guerra giudaico-romana iniziò sotto l'imperatore Nerone, l'ultimo dei discendenti di Giulio Cesare e Augusto. Giuseppe Flavio stesso combatté contro gli eserciti romani, nonostante il suo ruolo di governatore militare in Galilea, e alla fine si rifugiò dai travolgenti invasori nel sito di Giodapta con 40 compagni,
dove uno dopo l'altro si uccisero a vicenda in un tentativo di suicidio collettivo. Durante questo periodo, tuttavia, Giuseppe Flavio affermò di aver ricevuto una rivelazione divina da Dio stesso. Questa epifania dettò che Vespasiano sarebbe diventato imperatore. Quando ciò avvenne, Vespasiano, che aveva catturato Giuseppe Flavio e un altro ebreo, dopo il fallimento del tentativo di suicidio, liberò Giuseppe Flavio, riconoscendo la divinità nel suo dono. Fu poi annunciato da Giuseppe Flavio che gli ebrei sarebbero stati puniti da Dio e che Dio era dalla parte dei Romani. Tra gli studiosi si è discusso se questi carri fossero un tentativo da parte di Giuseppe Flavio di rendere i Romani meno preoccupanti ai timori ebraici. Poiché i Romani erano incredibilmente tolleranti nei confronti di varie sette religiose, non sarebbe stato insolito se, alla fine, avessero deciso di dare un po' di tregua al popolo ebraico. Tuttavia, il racconto di Giuseppe Flavio, dell'esercito di angeli che cavalcavano su carri attraverso i cieli, fu scritto dopo che il Tempio di Gerusalemme fu distrutto, più probabilmente per spiegare perché Dio permise che accadesse tale distruzione. Che questi carri fossero meno UFO, veri eserciti divini, strane formazioni di nuvole nei cieli o semplici miti per aiutare le storie di Giuseppe Flavio hanno svolto un ruolo importante nell'interpretazione ebraica della vigilia di una delle più grandi guerre dell'antica storia giudaica.